Ciao a tutti, sono Magister. Bentornati nella mia cucina, la splendida cucina Zanussi dell'Istituto Vergani di Ferrara. Oggi nuove scuole si sfideranno i fornelli per aggiudicarsi il titolo di migliore istituto alberghiero dell'Emilia-Romagna. Scenda in campo, o meglio i fornelli, l'Istituto Angelo Motti di Reggio Emilia ed il Lazzaro Spallanzani di Castelfranco Emilia. Buona fortuna, ragazzi! Ma i tortellini in realtà provengono proprio da Castelfranco Emilia e li portiamo in versione leggermente più moderna con panna bruciata e tartufo nero. Tortello tipico di Reggio, tricolore per omaggiare Reggio Emilia che è la patria del tricolore. Fin da piccolo mi appassionava questo mondo e già da un paio di anni che ho la fortuna di lavorare in una cucina e penso di proseguire su questa strada. Comunque, in ogni caso, hanno preso anche la Simona. La Simona, sì. Ah, ok. In ogni caso, ho già fatto un errore tecnico in Trappi, che è molto grave, quindi partiamo bene. Io spezzo una lancia in favore dei ragazzi, perché comunque è un concorso, la tensione, la voglia di fare bene. C'è sempre una forte emozione interna, anche a scuola nelle semplici esercitazioni. Vedere questi ragazzi trasformare una materia prima a prodotto finito, alla fine dell'esercitazione, cioè loro hanno una soddisfazione che gli occhi parlano da soli. Nella stesura della pasta abbiamo avuto problemi perché era un po' morbida la pasta e quindi abbiamo fatto il possibile. L'agitazione, l'ansia di prestazione abbia giocato un brutto scherzo a ragazzi di appena 18 anni. Che sono tre impasti, sembrano simili ma in realtà diventano diversi perché la consistenza cambia, lo spinaccio acquoso, il concentrato di pomodoro un pochino meno, quindi bisogna essere abbastanza bravi a bilanciare l'impasto. Con la mia squadra mi sono trovato bene anche perché a scuola, esercitandoci insieme, prima di iniziare questa sfida ci trovavamo bene, comunicavamo. L'attrezzatura Zanussi mi sono trovato bene, molto comoda. Solo quello lì secondo me è la cosa più difficile. Poi dopo, per me è la cosa più difficile perché il ripieno è unico. Stendere la pasta con il mattarello è più difficile sicuramente, anche se devo dire che i ragazzi di oggi comunque la tirano sempre con la macchinetta. Però al di là di un discorso di tradizione è decisamente migliore. Col frullatore abbiamo avuto dei problemi perché non ce l'avevamo, appunto l'hanno preso i ragazzi dell'altra squadra, però gli serviva, quindi chi prima arriva meglio alloggia, giustamente. Ci è costato fare una pasta che era poco verde, aveva i granuli di spinaci, quando sarebbe stato meglio frullarla e fosse, sarebbe venuta tutta più uniforme. Avrei tirato le tre sfoglie singolarmente, poi facendo delle sorte di tagliatelle, tagliolini con la verde e la rossa, le avrei incrociati, creando una texture, una fantasia anche carina, visibilmente parlando, però così non capisco minimamente quale possa, poi magari hanno un'idea geniale che io non avrò mai nella vita, però. Abbiamo avuto molta difficoltà nella chiusura dei tortellini, proprio quasi alla fine della gara, perché ci eravamo bruciati 10-15 minuti e quindi siamo dovuti andare molto in velocità. Oggi abbiamo potuto vedere un paio di errori abbastanza, che reputo abbastanza importanti. All'inizio, nella preparazione della pasta, della sfoglia, proprio nella rottura delle uova, la gestione degli spazi e di come si sistemavano la postazione di lavoro, cosa che loro sono abituati a fare tutti i giorni, ma oggi purtroppo abbiamo visto qualche piccola incertezza e qualche piccolo errorino. Chi non gli ha fatto? Anche perché un'ora non è così tanto. No, ma infatti, ora, ripeto, il mettersi in gioco già e vincere. Un'ora per fare comunque tutte queste degustazioni e una pasta ripiena non è poi... E la pasta di tre colori diversi, quello è. Ci sono stati un po' di problemi in generale con il tirare la pasta e quasi tutte le squadre hanno lavorato poco, impastato poco la pasta. A casa mia si dice che la pasta è pronta quando è viva, quindi quando tu la tocchi e torna verso di te. Siamo stati una grande squadra, potevamo comunicare un po' di più, quello è la verità,
e abbiamo avuto un po' di problemi riguardante il tempo, però ormai è andata, quindi dado e tratto, basta solo sperare e noi ce l'abbiamo messa tutta, l'importante è questo. Direi che comunque abbiamo avuto prova di quanto questi ragazzi abbiano passione, ci mettano impegno quotidiano, quindi sì, secondo me è stata una grandissima prova di forza. Ho visto la tensione, ho visto il sollievo quando hanno finito, tutti quanti, chi è arrivato anche molto in ritardo, però alla fine hanno portato a casa il risultato. Assaggiamo. Oggi abbiamo portato dei tortelli reggiani tricolore, quindi abbiamo un impasto pasta fresca normale, uno con del concentrato di pomodoro per renderlo di tendenza di colore rosso-arancione e un altro con gli spinaci per rendere il colore verde. Li abbiamo farciti con bietola, spinaci, li condiamo con del burro nocciola, parmigiano grattugiato 24 mesi. E mi scuso solo se qualcuno ne ha ricevuto due, però piuttosto che darne qualcuno rotto, abbiamo preferito darne uno in meno. Buoni, bilanciati anche nel sapore, sia del ripieno che del condimento. A me sono piaciuti, sono stati decisamente bravi. Piccola nota, forse potevamo far di più nel tirarli, secondo me. Noi abbiamo fatto un tortellino modenese, l'abbiamo rivisitato con una panna al tartufo sotto e sopra un olio al finocchietto con decorazione dei petali e dei germogli. Io devo dire che siete stati bravi, molto gradevole la salsa, buono il ripieno, leggermente un pochino trovato dura la chiusura. Se devo farne appunto, la sfoglia grossa per me, la sfoglia è troppo consistente per un tortellino, anche se è asciutto, ma deve essere uguale con l'imbrodo. Comunque il gusto è buono, anche la salsa, il ripieno. Quanta bellezza in questa regione. Ricette tipiche che ci seguono da generazioni. E chef e studenti che vogliono innovare. Ma ora fatti sotto, Tonino Guerra di Cervia. Ti sfida il Remo Brindisi di Lido Estensi. Che vinca il migliore. Noi abbiamo scelto un raviolo all'anguilla. Questo piatto è stato scelto perché ha un ingrediente che viene dalla tradizione di Comacchio. Raviolo di ricotta ed erbette. L'ho scelto perché è un piatto della, insomma, tradizione, si mangia soprattutto la domenica o quando siamo in famiglia. La cosa che mi piace della cucina è che puoi sempre imparare cose nuove. Non ce la fanno a capire di mettere un po' di farina nelle dita e strofinarle l'una con l'altra. Due sfogline mi ho sentito cariche oggi, eh? Noi siamo carichissime, se potessimo andare a fare. Se devo dire che ho visto dei ragazzi in difficoltà, no. Magari qualcuno un po' più impacciato, sicuramente i primi nel fare la sfoglia, questa cosa me la ricordo che avevano sempre le mani molto sporche, però sono cose che nel tempo sicuramente miglioreranno, ecco. Io penso che comunque siamo una squadra, sono tante scuole, comunque la tensione gioca tanto. Quindi io spero che vinciamo noi, però che vinca il migliore. Tendenzialmente sembra abbastanza facile, però anche questo ha delle insidie perché la difficoltà sta sempre nello spessore della pasta, avendo un ripieno molto delicato. All'inizio un impatto un po' emozionante, poi devo dire che è andato tutto liscio, anzi li ho visti anche molto sicuri di sé e collaborativi. Il piatto che hanno fatto, anche se molto semplice, perché loro hanno estratto il raviolo di erbette, quindi avevano comunque un ripieno classico di ricotta e spinaci, sono riusciti a valorizzarlo, sono stata molto contenta, hanno collaborato. L'anguilla, secondo me molti ragazzi non l'hanno mai, cioè, mai vista, non la conoscono. Invece da noi è particolare. Però, io essendo esterno posso parlare tranquillo, per me è una bella sfida fare queste cose che non sai fare, che magari non, dopo magari ti capita anche di non lavorare più. Simone ha giocato un ruolo importante, penso, per tutti e due, almeno per me. Però tutto sommato, tutti e tre, diciamo, collaboriamo molto fra di noi, quindi non c'è veramente una persona che ha un ruolo predominante su qualcun altro. La disparità, secondo me, nelle ricette c'è stata e ha messo in difficoltà i ragazzi che avevano delle ricette più complicate. Quando ho tirato la seconda sfoglia, l'ho bucata per la velocità, perché c'era poco tempo e quindi si è bucata.
però non mi sono allarmata. Noi grandi abbiamo preso in giro questi ragazzi, sì, dicendo esatto, tutto quello scalogno, e invece una parte l'hanno usato per stufarlo, l'altra parte invece l'hanno messo in forno per dargli probabilmente una parte croccante, non so se adesso lo vanno a frullare per fare una polvere. Sì, Ho avuto piacere di entrare nella cucina per portare anche un mio parere, un mio consiglio ai ragazzi per migliorare sempre di più il prodotto finale. Per sbaglio ho preso troppo sale e ho cercato di toglierlo con le capentole e per fortuna l'ho tolto. Oggi è stata per me un'esperienza bellissima, anche perché non avrei mai immaginato di fare un'esperienza del genere. Mi sono stupita di come hanno lavorato i ragazzi, che hanno mantenuto durante il lavoro, pur essendo tanto emozionati, e molto autocontrollo, tantissima calma, e hanno nascosto a meraviglia l'emozione che provavano. Il momento in cui secondo me siamo state più in difficoltà è stato l'inizio, perché è iniziata a giocare l'ansia e ci siamo un attimo confusi su quello che dovevamo fare. Poi per fortuna abbiamo deciso che ognuno avrebbe lavorato alla sua parte senza interferire in quella dell'altro e in questo modo siamo riusciti a lavorare bene. Mi preoccupa un po' che stanno tutti a rigare i tondelli e nessuno sistema la salsa. Mi sembra un po' densa la salsa del mio amico. Zero ansia, poca, e mi sono divertito. Questa forma così di colore di girasole, io sono per l'estate, sono per il caldo, e mi è molto piaciuto e mi ha preso, quindi non dico una forma nuova, ma sicuramente una forma diversa come chiusura e impiattamento, quindi ho trovato molto ma molto solare. Agli avversari direi che mi dispiace, però era un po' palese che avremmo vinto noi. Per i ragazzi penso che sia stata una giornata molto formativa. Si sono confrontati tra di loro, anch'io penso che non ho visto personalmente ragazzi in difficoltà, un po' impacciati. Un ringraziamento molto grande a Zanussi, che ha messo appunto queste tecnologie di attrezzature in cucina. E oggi abbiamo portato il piatto della scuola degli Ido degli Estensi, è un tortello rovesciato con l'anguilla di comacchio, e con una crema di scalogno IGP e polvere di scalogno. Probabilmente mancava un pelo di acidità, esatto, che poteva dargli quello sprint in più, però l'acidità, ragazzi, si troverà negli anni. No, ottimo lavoro invece, bravo. Oggi abbiamo preparato il piatto della squadra sfidata di Tonino Guerra Serbia e sono dei ravioli alle erbette con burro e salvia, rivisitare in parte la ricetta con un condimento diverso, una base di patate, carote e timo. E per un'altra volta lasciate meno voto nel ragione. Scendono ora in campo il Tonino Guerra di Nova Feltria contro il Nelson Mandela di Castelnuovo nei Monti, in questa splendida cucina Zanussi. Sentiamo che ricette hanno scelto i ragazzi per i loro sfidanti. Abbiamo portato un tortello al torlo d'uovo con del coniglio in porchetta come ripieno e su una fonduta di formaggio di fossa e dell'ambra di salamello. Classico tortello di patate montanaro, quindi è una ricetta classica, una ricetta povera, che rappresenta molto l'Appennino tosco-emiliano in quel che è. Ho scelto il mondo della cucina per un po' per passione e un po' per seconda scelta, però è comunque un settore che mi piace molto, soprattutto quando ci metti cuore e passione. I piatti con pochi ingredienti sono quelli che nascondono secondo me più insidie, perché si complica ancora di più esaltare un piatto che rimanga, che faccia la differenza con pochi ingredienti semplici. Questa idea di mettere tutta questa strumentazione a disposizione li mette a contatto con magari una realtà come la mia di Castelnuovo nei Monti, che è comunque una piccola comunità, che farebbero fatica a trovare.
Per i ragazzi sicuramente sono quelle cose che fanno crescere sia dal punto di vista personale che professionale. Mi sono sentito in difficoltà quando dovevo montare la spuma con il sifone, che non l'avevo mai usato, quindi è stato complicato. I giudici dovrebbero scegliere tra due squadre noi, perché abbiamo messo tanta passione, anche se io personalmente sono andata abbastanza nel panico, però ci ho messo tutto il mio cuore, tutta la mia conoscenza. La Zanussi è sicuramente un'azienda leader nel settore dei forni e non solo. Tutte queste attrezzature che sono state messe a disposizione sono un valido aiuto e semplificano molto la vita in cucina ai ragazzi e anche ai professionisti. Non so se gli è calata la tensione, ma stanno ridendo e devono ancora partire. Perfetto. Speriamo bene. Ci siamo un po' persi nella preparazione, poi il piatto non l'avevamo mai provato, non sapevamo bene come fare, comunque ce la siamo cavati, dai. È andata abbastanza bene, a parte l'ultima parte che è stata un po' impegnativa, l'ansia è a prevalso al primo posto. Ho imparato a fare la sfoglia da mia suocera, neanche da mia mamma, perché non l'ho mai vista fare la sfoglia. Però quando mi sono sposata, mia suocera faceva la sfoglia a mano. Riguardo un po' la nostra storia, che una volta non c'erano le macchine che ci sono adesso, quindi era normale tirare la sfoglia col mattarello. Mi ha messo ansia più che altro le tempistiche. Avevo paura di non starci dietro, infatti è stato quello il problema. Sono sicura di perdere, perché diciamo che ci siamo un po' persi nel tempo e ci siamo un po' distratti, magari ci siamo un po' complicati le cose, non siamo riusciti a fare cose che volevamo fare. I miei ragazzi del Mandela sono stati stupendi, bravissimi, e spero veramente che loro possano fare strada nella vita, perché se lo meritano veramente. Tutto l'impegno che ci hanno messo in questa gara che abbiamo fatto, in tutte le altre gare che abbiamo fatto, cioè sono stati perfetti. Ci sono stati un po' di contrattempi, sbalzo termico, ho forzato un po' troppo la mano sulle uova. No, io vedo semplicemente quella pancetta in forno da non so quanto, e quindi sì, penso che metteranno una bella sabbia di pancetta. Nel momento in cui sono entrati in cucina un po' la tensione è salita, però hanno lavorato bene, si sono confrontati tra di loro, quindi è importante la squadra, è importante la brigata. Più il nostro ragazzo ha fatto una sfoglia veramente strepitosa, si è superato. Se dovessi vincere, direi ai ragazzi di Reggio che comunque sono stati bravi, che ci vuole competizione ma anche no, e buona fortuna per il futuro. Comunque sono molto fiero di come hanno lavorato i miei compagni, perché non potevo chiedergli di più, e è andata così. Se questi ragazzi vengono invogliati anche a fare delle piccole gare con le tradizioni, le cose vanno avanti e sono sempre belle le cose vecchie di una volta. Quelli di Reggio li potremmo battere, sì, perché la nostra pasta era venuta veramente bene, sottile e stesa alla perfezione. La sensazione che mi hanno dato questi ragazzi è stata piacevolissima, perché insomma erano molto emozionati e ovviamente loro non conoscono tutte le materie prime, ma neanche noi ovviamente, e questa emozione mi ha riportato un po' indietro nel tempo, quando ho iniziato io a avvicinarmi al mondo della cucina. Oggi abbiamo portato la ricetta che ci ha presentato la scuola dell'Istituto Nelson Mandela, che sono i tortelli di patate alla Montanara. E abbiamo deciso di rivisitarla un attimo e quindi di modificare la forma della chiusura, e abbiamo fatto un cappello del prete e abbiamo cambiato anche la salsa d'accompagnamento, facendogli una fonduta di parmigiano reggiano. Obiettivamente, per farvi crescere, qui vi dico che avete messo un po' troppa salsa. La vostra scelta di fare una chiusura di cappelletto inverso forse non ha premiato il fatto di averla tirata così bene, ed è risultata comunque un po' dura dove c'è la chiusura. Abbiamo portato il piatto proposto dalla scuola Antonino Guerra, che è un raviolo con all'interno un tuorlo non completamente coagulato e come ripieno coniglio porchettato.
Ma io sono contento di vedere questo tuorlo liquido che ha destato più di una di un dubbio, più di un'insicurezza, e quindi diciamo che la bestia nera del giorno l'avete portata a casa, quindi questo vi fa onore. Un appunto che posso fare per il futuro: quando si lavora una carne di recupero come questo piatto di recupero, bisogna fare attenzione che non ci siano delle ossicine, quindi passare un po' con le mani il ripieno prima di impastarlo, perché io ad esempio l'ho presa. Posso dirvelo? In Zanussi abbiamo visto passare artisti della cucina. Ma l'emozione e l'ansia che ho visto oggi nei ragazzi, così genuini, mi hanno colpito. Siete fantastici. Vi attende un futuro radioso. Ma vediamo i risultati. Un po' ti rivedi nell'età che fu, fanno molto molto tenero, perché insomma ci siamo passati tutti, ecco. Zanussi Professional si distingue un po' dalla concorrenza, sia perché è il marchio più storico che c'è nel nostro paese, è un marchio di tradizione. Mi sono divertito tantissimo, perché io cerco di vedere la scuola come la vedono i ragazzi, e io mi sento sempre un teenager. Il sistema che ha funzionato sempre nella storia, dalla notte dei tempi, è giocare. Se tu giochi, impari, ti diverti, è una scommessa. Io so che funzionerà e funzionerà tantissimo. E quando ci guarderemo tra 5 anni diremo: accidenti, siamo stati visionari, ce l'abbiamo fatta. Però in questo momento dirvi sì e crederci, investire su questa cosa, veramente sembra da pazzi, ma è una cosa straordinaria e penso che andrà benissimo. Grazie Zanussi.